Stiamo con Vicky, una splendida Doberman di 7 anni, e insieme a Federica Rasi, un'educatrice cinofila, nonché proprietaria di Vicky. Beh, che ci dici del Doberman? Un cane che sicuramente si vede tanto, molto presente sul territorio, nelle aree parco, ma dici qualcosa in più? Allora, buongiorno a tutti. Allora, sicuramente sì, il Doberman ha avuto in realtà un periodo di gloria, soprattutto negli anni 90, poi piano piano ci ha avuto un po' di... diciamo è un po' andato a scemare e si vedeva meno, soprattutto per via delle dicerie che c'erano a proposito della razza, e infatti veniva detto, sostenuto un po' come leggenda metropolitana, però a cui tutti credevano, che a questa razza, arrivati a 7 anni, scoppiasse il cervello, e cosa che ovviamente non è assolutamente vera, è assolutamente una diceria. Fino a una ventina d'anni fa si sentiva tantissimo, proprio la prima domanda che ti facevano sul Doberman. Adesso, sì, assolutamente la fanno ancora tanto. Ovviamente non è assolutamente così, semplicemente si tratta di cani che sono sicuramente impegnativi e quindi possono risultare, soprattutto quando anni fa erano selezionati magari peggio, possono risultare impegnativi e magari davano problemi di aggressività, ma non dovuti ovviamente al cervello che scoppiava, ma a una cattiva gestione, anche perché questa razza, soprattutto in passato, veniva erroneamente utilizzata per la guardia, cosa che in realtà loro non hanno. Il Doberman è un cane da difesa, non da guardia, quindi ha bisogno di stare a stretto contatto con il proprietario, non di fare una vita in giardino, alla catena, a fare la guardia, come purtroppo accadeva. E questo faceva sì, unito poi a una selezione scorretta, che avessero problemi comportamentali che potevano poi sfociare magari nelle aggressioni. E coincidenza voleva che capitavano tutti quanti in età adulta, perché sono cani che maturano lentamente, quindi a 3 anni sono ancora cuccioloni, diventavano adulti un po' più tardi e quindi avevano problemi di aggressività, e si diceva appunto che fosse per questo. Per il cervello che cresceva troppo rispetto alla scatola crania. E in realtà sono cani meravigliosi, e sicuramente legatissimi al proprietario in maniera davvero viscerale, e cani da lavoro, cani principalmente da difesa, infatti vengono usati principalmente per le discipline di morso, che sono lo sport in cui rendono meglio, vista la mole comunque importante, parliamo di cani di taglia grande, e i maschi hanno un'altezza che va sui 70 cm al garrese, le femmine 68 cm al garrese massimo, e parliamo di 40-45 kg nei maschi e 30-35 nelle femmine, quindi appunto si tratta di cani grandi e sono abbastanza pesanti, per quanto mantengano comunque una struttura molto elegante e molto longilinea, rimangono comunque cani importanti, quindi nelle discipline di morso vengono tuttora molto utilizzati, anche se ci sono ormai anche altre razze che sono molto performanti, ma lavorano meravigliosamente, hanno un fortissimo rapporto con il proprietario. Sono cani che, nonostante, ripeto, siano di taglia grande, vivono benissimo in appartamento, non hanno per niente bisogno di grandi spazi, perché lo spazio che richiedono è quello intorno al proprietario, e soffrono tanto il freddo, quindi in giardino non vivono assolutamente bene e felicemente, e hanno ovviamente bisogno però di fare attività fisica, soprattutto attività mentale, quindi di lavorare, di collaborare con il proprietario, questo assolutamente. Lei è nera, ci sono anche marroni, sempre focati, quindi un marrone più scuro e poi le focature sono leggermente più chiare, sono gli unici due colori ufficialmente riconosciuti. E Vicky ha le orecchie e anche la coda, e sotto c'è, eccola qui, hanno questo mega codone. E dal 2006 è vietato tagliare coda e orecchie ai cani, e quindi adesso ce li abbiamo in questa nuova versione con le orecchione e la coda lunghe, che sono, sbattono dappertutto, ogni tanto appunto la mettono ovunque, però ce l'hanno. È decisamente preferibile, nel senso, sì, molto, molto più carini. Versione naturale così. Allora, una domanda: è un cane che consiglieresti come primo cane a chi non ha mai avuto esperienze con altri cani in precedenza, oppure hai qualche raccomandazione? Allora, sicuramente si tratta di un cane comunque impegnativo, parliamo di un cane dal temperamento comunque alto, un cane che
non sempre, soprattutto i maschi, amano la compagnia di altri simili dello stesso sesso e sono comunque cani di taglia appunto grande che hanno bisogno di essere incanalati in qualche modo, le loro infinite energie hanno bisogno di essere impegnate, perciò probabilmente come prima esperienza non è forse la razza secondo me più consigliata, o se proprio c'è un appassionato che decide di intraprendere questo percorso, magari orientarsi su una femminuccia. E ci tengo a dire che provenga da un allevamento con un'ottima selezione sia per quanto riguarda il carattere che poi ovviamente la salute, ma il carattere è veramente fondamentale che sia selezionato bene. I Doberman hanno una prova di razza che è lo ZTP, che è una gara, diciamo, una selezione di razza che serve appunto ad attestare le qualità genetiche caratteriali del cane, quindi capire se quel cane è adatto alla riproduzione o meno. Quindi quando scegliete di prendere un Doberman sarebbe importante verificare che i genitori del cucciolo abbiano sostenuto e superato ovviamente questo tipo di prova di lavoro, oltre poi tutte le altre insomma cose dal punto di vista di salute che vanno assolutamente guardate in un pedigree dei genitori prima di acquistare un Doberman. Ok, invece per quanto riguarda, diciamo, il consiglio del veterinario, diciamo che i Doberman sono una razza, per quanto molto grande, anche molto sensibile. Purtroppo hanno diverse predisposizioni di razza, di cui anche Vicky, diciamo, di qualcosina ha sofferto in passato, ma principalmente, diciamo, riguardano diversi apparati. In primo luogo l'apparato dermatologico, e qui c'è da fare una piccola precisazione, nel senso che i colori riconosciuti sono il nero focato come Vicky, ma anche il marrone focato, quindi un pochino più scuro, ma sono presenti anche il blu focato, e l'Isabella e il bianco. Ecco, riguardo il blu e l'Isabella, che sono dei colori non riconosciuti nelle gare internazionali, possono avere dei geni correlati appunto al colore che li predispongono a cisti dermatologiche, ma anche all'alopecia del fianco, quindi alla perdita del pelo sul fianco del cane, con la comparsa anche di lesioni crostose. Tra le altre patologie di cui, diciamo, soffrono in via congenita ereditaria, abbiamo anche patologie ormonali, come ad esempio l'ipotiroidismo. Possiamo avere delle malattie cardiovascolari che purtroppo possono essere anche gravi, come la miocardiopatia dilatativa, o anche delle aritmie purtroppo gravi che possono portare a morte improvvisa. Infatti il Doberman è una di quelle poche razze in cui è riconosciuta la morte improvvisa. E possiamo avere delle patologie oculari in cui sono presenti delle retinopatie degenerative, patologie gastroenteriche, di cui quelle più importanti da ricordare è sicuramente la dilatazione e torsione gastrica, che ne abbiamo parlato anche in passato e cui potete vedere la videopillola dedicata, ed anche la parvovirosi. Infatti il Doberman da cucciolo, ma anche in età adulta, se non correttamente vaccinato, è più predisposto ad avere delle gravi parvovirosi. Altre patologie importanti da ricordare, e soprattutto, diciamo, qualcosa che ci piaceva parlare riguardo Vicky, sono quelle neurologiche, in particolar modo la Wobbler, e anche qui potrete vedere una videopillola dedicata sull'argomento fatta dal nostro neurologo, perché Vicky purtroppo ha la Wobbler. E siamo, diciamo, stati anche fortunati, e qui mi piacerebbe sentire il tuo parere, riguardo al fatto che lei non è stata operata. No, assolutamente. Vicky convive ormai con la Wobbler, che è una patologia con cui appunto convivrà per tutto il resto della sua vita, dalla quale non può guarire, però nel suo caso noi ci siamo accorti che qualcosa non andava, perché aveva appunto un'andatura strana, teneva la testa bassa e incrociava le zampe quando camminava. E facendo poi ovviamente tutti i vari controlli abbiamo scoperto che aveva la Wobbler. In questo caso le opzioni erano un intervento, che non abbiamo scelto di fare, visto che lei comunque è grandina d'età e insomma non era il caso di sottoporla a un altro intervento, aveva già avuto altri problemi di salute, e ormai sono parecchi mesi, quasi un anno, che lei fa fisioterapia, fa agopuntura e fisioterapia in acqua. Inizialmente prendeva cortisone, ora non prende assolutamente, non prende nessun tipo di farmaci, e la sua ripresa è stata eccellente. E ha una qualità della vita assolutamente buona, può fare tutto quello che faceva prima tranne lavorare, non può ovviamente più mordere e fare discipline sportive, perché sarebbe uno stress troppo importante per la schiena, insomma sarebbe davvero
troppo, anche perché appunto nel decennio di morso il lavoro più grosso lo fa il collo, la bocca, che è proprio la zona in cui lei è messa peggio, quindi non potrebbe lavorare, però fa tutto, vive con gli altri cani, gioca, si diverte e fa appunto sedute di acupuntura. Inizialmente le faceva molto ravvicinate una volta a settimana, adesso siamo riusciti anche a farle più dilazionate nel tempo e ne fa una ogni 2 settimane e il risultato, come vedete, lei riesce a tenere la testa adesso tranquillamente alta. Ora voi la vedete sdraiata, ma lei corre tranquillamente, fa tutto normalmente ed è, secondo me, stata una grande soluzione, un gran risultato. Sì, risultato. Non speravamo di arrivare a tanto, quindi siamo molto contenti di questo. E come ultima cosa, ho dimenticato di dirla prima, anche tra le patologie congenite ci sono anche delle alterazioni diciamo ematiche, tra cui la cosiddetta von Willebrand. E speriamo di esservi stati, diciamo, d'aiuto in questa videopillola riguardo, diciamo, le specifiche di questa razza. E come al solito, per qualsiasi domanda, commento, potete lasciarli qui sotto sulla pagina YouTube e cercheremo di rispondervi nel più breve tempo possibile. Per ora vi saluto e alla prossima. Grazie.